Salvatore, collegandoci al video che abbiamo fatto prima, tu parlavi verso la fine di bolle di luce che sono state avvistate pure nei nostri cieli, se non sbaglio, in passato. Ne hanno parlato su Focus. Ne parlano anche tuttora di questi strani avvenimenti. Ma che cosa sono in realtà? L'ho detto, quando parlavo di quegli esseri meravigliosi, creatori dell'universo, e che si spostavano nei cieli, si spostavano come bolle luminose di luce, Globi, globi globi di luminosi. luce. Sì. Qualche stupido scienziato lo avrebbe chiamato fulmine globulare. Cioè, non capiscono niente e devono dare la loro firma idiota a qualcosa che non comprendono e non hanno mai compreso, e questa è la cosa più deleteria, perché gli altri stupidi, lappane come lui, ammuccano. E, cioè, e per tutta la vita li trasmettono ai loro figli. Idioti quelli che l'hanno scritto, idioti loro che l'hanno letto, idioti loro che l'hanno trasmesso. Cioè, se hanno un pappagallo è più intelligente di loro. Cioè, l'animale è più intelligente di loro perché sa quello che deve dire, sa quello che vuole. È connesso. Noi siamo sconnessi. Bene, io ricordo che da ragazzino ho visto un libro delle fate. E c'era un grande scrittore, conoscitore. Mi dovete scusare, ma Turiddu non riesce a ricordare i nomi. E uno dei grandi, questo qua, era ben visto e aveva una certa valenza sull'umanità. La sua umanità credo che sia stata inglese. Questo qua ha sentito parlare di un paesetto dove c'era un ruscello e che lì avvenivano dei miracoli. Cioè i bambini piccoli venivano in contatto con i faune, le silfide, Campanellino, quello di Peter Di Pan, Peter Pan, sì. tutte le fatine, piccoli esseri della selva, del fiume. C'è gli esseri Gnomi, troll. che vivono, si chiamano elementali, non elementari, elementali, o anche elementari, dipende il loro ciclo evolutivo. Gli elementali sono proposti più che altro alla creazione dell'erba, dei fiori e così. Quindi pure i puffi che diciamo fanno il cartone animato non è tanto Beh, tanto. vedi, Luigi, Walt Disney, massone del 33° grado, ebreo, non ci vergogna, è così. Io dico che era più intelligente di me, e più intelligente, non più razionale di me, e più razionale della media degli umani. Ha scritto delle favole, come Biancaneve e Sette Nani. I nostri sette stinte, lei che era la personalità che si era cristallizzata. Se i nani non si cristallizzassero, non si cristallizzavano, non poteva raggiungere il principe per potersi sposare e diventare il piccolo nato. C'è tutto un sistema particolare. Cosa lì, quello che buttava lei, le mollichine, Pollicino, il gigante, il fagiolo magico. E tutte le altre cose della Walt Disney, la Sirenetta, avevano delle realtà che pochi sapevano. Perché lui scriveva queste cose? Non le scriveva per il volgo. Gesù non no, informava il volgo. Al volgo gli dava le favole, come faceva Disney, che scriveva favole. Poi ai discepoli gli parlava della Vistis Sophia, di una conoscenza immensa. Alcuni l'afferrarono, altri la ributtarono, e sono state quelle che hanno tradito Gesù per prime. E allora quest'uomo andò
in quel villaggio e parlò con le bambine. I padri si erano ribellati, basta dare qualche soldino, qualche cosa, una promessa, quella e quell'altro, si calma tutto con l'energia denaro. E lui parlò con le bambine. E le bambine affermarono e confermarono quello che gli dicevano. Quest'uomo, siccome era uno studioso, diciamo così, e uno come Tommaso, se non vedeva, non credeva, gli ha detto, bambine, dice, se io vi do una macchina fotografica con un rullino nuovo, voi li potete fotografare? Dice, sì. Molte volte si fanno fotografare, si fanno vedere e fotografare da noi. Ebbene, l'hanno fatto. Ci sono delle foto di questi esserini e la gente si è messa a ridere perché non crede a quello che vede, perché è ignorante. Non ha nessun tipo di conoscenza, di formazione e non ha una mente olistica per poter fare un termine di paragone a un processo di 10.000 anni fa, uno di adesso, mettere in connessione. E questo è un grande male per l'umanità. Vedete, di queste cose lo utilizzano molte enteli dell'entità spirituale che si manifestano e a volte dei aiutatori invisibili che sembrano delle luci e controllano varie zone di alcune regioni. Se vedono un bambino in disperazione lo aiutano, se cade in acqua lo salvano. C'è tranne se non ha finito il suo ciclo di evoluzione e deve andare via. Sanno tutto. E queste cose vivono. Io nel mio trattato, la leggenda del girasole, ho scritto che una volta sia gli dei che questi esseri, diciamo così, fauni, diciamo gli elementali. Gli elementali camminavano mano con mano con l'uomo. Anche gli extraterrestri, cioè che loro chiamavano angeli, ma che erano angeli. Quindi tutte le favole che si dicono non sono, sono storie vere. Sì. Vedi, anche le leggende nascono da un fondo di verità. Dovremmo noi aprire questa parte illusoria per poter trovare il fuoco ardente della verità. Tutte le cose sono queste. Quello che c'è nell'antica non è che può essere un elementale. Chi? Quello che c'è nell'antica. Ah, non so cosa dirti di quello. Completamente. C'è molte volte, non lo penso più che esista, perché ci sono altri problemi, altre cose. Non mi ci sono mai. Mi ero messo a fare l'aumo, la descrizione di come l'aumo può trasformare la materia sia a livello fisico che a livello spirituale. Mi ero scritto alla scuola arcana, mi avevano accettato, ma poi Francesco d'Assisi ha deciso che io dovevo fare la casa per i miei figli e quindi ho dovuto abbandonare. Perché i pensieri erano i chiodi, a scavare le fondamenta, alzare le tufi, come facevo più a frequentare il centro. Per un periodo non ci sono andato più. Ti dovevi allontanare da tutti e da tutto, per tutto. E come dedicarti appieno. Adesso per raggiungere una, diciamo così, una catarsi evolutiva, mi sono segregato. Esco soltanto quando Gianni mi accompagna a comprare qualcosa. Poi sto sempre qua dentro, ad aiutare gli altri. Qualcosa di incredibile me l'hanno tolto perché sarebbe stata una rivoluzione copernicana. Il fatto del bagno. Cioè, io ho fatto delle cose impossibili che non, da solo, che nessun essere umano da solo poteva fare quello che ho fatto io. Ma in realtà non l'ho fatto io. Mi hanno aiutato gli angeli e i santi come Francesco d'Assisi, che attraverso le sue preghiere mi hanno dato tutti i soldi senza volerli, me li dai dopo 3 anni o me li dai quando ce li hai. E io non ho dato soldi alle banche, a niente, ho fatto tutto gratis con pochi soldi. Ma queste sono realtà.
potrei dire pure della Madonna, quando mi ha aiutato in Val d'Aosta e mi ha fatto trasferire. Tante cose sono, se tu hai fede, Gesù ti diceva la tua fede ti ha salvato. Se hai fede, dia un granello di senape e spostale. È il fatto della fede. L'uomo che non è connesso con la psiche non ha fede. Non conosce Cristo, non conosce Dio, non conosce Gesù. Dice un sacco di minchiate di Gesù, pure i preti dicono che Gesù è figlio di Dio. Come cazzo fa Gesù a essere figlio di Dio? Non l'ho capito io. Cioè Gesù, figlio, Gesù era nel seno, veniva da un altro piano di esistenza. Maria è madre e figlia di Dio. Queste abominazioni come si ripetono? E la gente ci crede e li ripete ai propri figli, ai propri nipoti. Maria è nata... come sacco, attraverso uno sperma portato da un pianeta evoluto e inserito su Sara, la moglie di Abramo, e quello dal pianeta dove veniva Gesù è stato inserito nell'utero di Anna, la madre di Maria. Ed è nata Maria, una donna che non somigliava alle figlie d'Eva, una donna che aveva il collo come il quadro che ho fatto io, alla Modigliani. Alla Modigliani. Una donna bellissima, una donna giovane che non ha avuto mai uomo, vergine era, vergine rimasta. Certo, non è nato da lei Gesù. Come può essere figlio suo se è vergine? Vai a dirlo agli stupidi. E questo è. Tu fatelo spiegare ad un medico, non trova le parole per dirtelo. O il prete, il papa e le altre cose, ti dice miracolo di Dio, Dio può tutto. E allora io do schiaffe, la faccio male, mandami in galera e baffanculo. Tu mi stai prendendo per il culo, tu mi dai disinformazione, tu non mi dici le cose giuste, se non sai non parlare, altrimenti denunciami. Molte volte io l'ho fatto e ho detto andate a denunciarmi, se sbaglio pago, ma se non sbaglio vi faccio un culo così. E tutte zitte, capisci? Questo. Esistono queste bolle o certi fosfani che vengono dichiarate per altre cose. Per esempio, la signora che ha scritto ho conosciuto Salvatore, che è stata al mio capezzale quando mi hanno massacrato, di notte vedevo entrare nella mia stanza, mentre io dormivo al buio, degli esseri che levitavano nell'aria, erano esseri diafani, quasi trasparente, che andavano là dentro e rigeneravano tutto, le mie ossa, tutto quanto, perché altrimenti io sarei morto. Perché se mi avessero svegliato quando ero tutto rotto, il dolore e la sofferenza mi avrebbe ucciso. Non mi hanno fatto sentire dolore, il dolore l'ho sentito dopo, quando ero guarito. E lo sto provando adesso. Ho sentito dolore che piangevo e che gridavo e che saltavo dal letto. Ma loro capivano che io potevo sopportarlo perché alzavo della morfina, della... L'endorfina. Dell'endorfina, il processo dell'antidolore. E quindi il livello di sopportazione si alzava. Sì, sì. E per questo sono ancora qua. Cioè, quelle cose che io so, è come quando mi sono isolato per morire lì a Favignana, la signora Nina Gerardi ha telefonato e mi ha detto, dice Salvatore, sono cieca, mi sono bruciato gli occhi con la candeggina, sono caduto a terra le cornea come due uova, aiutami. Dice Nina, io sto morendo di dolore e di sofferenza, io non ho la forza di aiutarti, mi dispiace. E mi ha detto, non rompere i coglioni. La donna, a me. Gli ho salvato un sacco di volte la vita a lei e a tutta la sua famiglia. Ebbene, in quell'attimo Salvatore si è alzato dal letto e Turiddu non ha sentito più dolore. E gli ha detto delle stronzate. Non l'avevo mai fatto prima una cosa del genere. Gli ho detto cosa dovevo fare per gli occhi e in giorno mi dovevo telefonare.
Dopo 3 giorni è andata dal medico che gli aveva detto che per tutta la vita sarebbe stata cieca e gli ha detto, dice, questo è un miracolo. I 2 buchi nell'occhio e i 3 buchi nell'altro occhio si sono chiusi. Speriamo che si riprendano pure le corne. Dopo 7 giorni aveva gli occhi nuovi, le corne nuove. Dopo 15 giorni era con gli occhi di cielo più belli di prima. E io sempre con dolore. Mi assorbivo il male degli altri. Finché poi le ho smaltite. È arrivato Nino Sparta con sua figlia, con la febbre a 40 la bambina, occhi di cielo pure lei. E i medici la stavano assassinando. Renato Zighettella, giudice della Corte d'Assise, quello che ha condannato Matteo Mazzina Denaro in condomacia, 2 volte è venuto da me perché ha avuto intossicazione alimentare. Lui, vegetariano, si è mangiato il couscous con i pesci e un'altra volta si è mangiato le tagliatelle con i frutti di mare. E tutte e 2 volte stavo morendo di dolore e di sofferenza, tachipirina antibiotici, per 20 giorni con la febbre a 40. Per telefono l'ho dovuto curare tutti e 2 giorni. E così anche ad altri è successo, che ho dovuto curarli io, invece di loro curare me. Capisce? Ah, mi ha portato poi la sua moglie qua, in questo letto, 40 giorni per la trombosi. Quello che fece un... Me l'ha portato ed è guarita. Non potevo dirgli, fai il video. È un personaggio. Ma quando mi hanno massacrato, una donna del tribunale di Trapani gli ha telefonato e gli ha detto, quel tuo amico di cui mi parli sempre l'hanno massacrato. Vogliono portarlo a casa e i medici lo vogliono portare a Palermo. Che dobbiamo fare? Quello che vuole lui. Non quello che vogliono. Pino Camarata gli ha detto, se non fate quello che dovete fare, portarla a casa sua, io vi denuncio. E poi è successo qualcosa, mi hanno portato a casa, tutto si è risolto nel migliore dei modi. Loro mi hanno dichiarato morto, io sono ancora vivo, capisci? E questo, vede Marina Maggiapella, noi non abbiamo lui, non abbiamo messo la gangrena che aveva le gambe. Lo pubblichiamo con dei post fotografie. Ecco, con dei post fotografie. Benissimo. Lo devono vedere, perché lei ne ha parlato ieri. Ha parlato pure di questa enorme cosa che aveva, perché lei era grossa e non si vedeva. Questa è una, diciamo, del disco. Un bellicare. È così. No, procederemo al più presto. Benissimo, basta così.